Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete sentire dalla mia voce, vengo da un bellissimo periodo di febbre e mal di gola intensi. Alla mia sinistra c'è una figura ben nota ai più affezionati al canale, e sto parlando del delinquenzo nazionale che è sceso da Alessandria appositamente per il suo onomastico. E quindi quale occasione migliore per sfidarci alle ovali? Testeremo praticamente quelle che sono le sue abilità sviluppate praticamente un anno dopo aver iniziato a guidare le moto. In un anno sei già passato da 56 a 142 cavalli. Le metteremo a paragone con quelle che sono le mie abilità, che sono stato un po' il suo maestro per quanto riguarda la guida, anche se non è che io avessi poi tutta questa esperienza in più. Quindi adesso vedremo un pochettino se il maestro bacchetterà ancora l'allievo, o se sarà l'allievo ad aver superato il maestro. Ragazzi, vi saltiamo tutta questa parte noiosa di autostrada e ci vediamo direttamente a Iscaro. C'è qua parcheggiata la macchina, adesso stiamo andando ad Iscaro. Ci siamo. Intanto sentiamo le ruote che fischiano. Noi facciamo lo stesso rumore, solo che dopo fa un botto. Siamo noi che rotoliamo a terra e facciamo lo stesso rumore. Queste sono le tute di Iscaro. Vediamo questi, chissà se c'hanno pure una taglia mia per bambino praticamente. Forse questa mi può andare. Forse. Vabbè, mo vediamo. Ecco qua, ci siamo intutati, tipo Power Ranger. Il Power Ranger rosso sta scendendo. Le scarpe e i guanti. E io ho appena notato che mi manca il pirulino della GoPro. Quindi bene, la messa per il dick, come si suol dire. Allora, tira un po' il culo. Tu a me, com'è andata a finire prima? Era una prova. I'm not afraid to die.
Ma la tua va di più secondo me. Sì. Ok, alla fine abbiamo fatto due turni. Perché inquadri a me? Inquadrati tu. Niente ragazzi, si vede che sono stato un buon maestro. Assolutamente. Hai preso il? Il tempo? Esatto, proprio quello. Il tempo ho preso. Allora, la cosa positiva è che rispetto a prima sono sceso sotto il minuto, il miglior giro in 57 secondi. E mio fratello è questo qua di 55. Rispetto a prima che c'era un abisso, adesso ci sono solo 2 secondi di differenza. La cosa positiva è che siamo entrati senza aver mai grattato il ginocchio, cioè ne siamo usciti grattando a destra e a sinistra. Quindi dove hai grattato? A destra e a sinistra. Ma le spieghi anche le cagate che dici? Ed eccoci qua ragazzi, siamo di ritorno dalla pista di Iscaro e non posso fare altro che accettare la mala sconfitta. Il delinquenzo mi ha battuto due volte e che dire, forse gli ho insegnato troppo bene. Se questo video vi è piaciuto ovviamente cliccate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Dal sottoscritto e dal delinquenzo, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!